Ciao, benvenuto ad un nuovo appuntamento con le pillole didattiche. Oggi torneremo a parlare di improvvisazione. In alcuni appuntamenti passati ci siamo soffermati dapprima sugli aspetti base riguardo l'improvvisazione e di come sia possibile costruire da un punto di vista melodico delle frasi musicali, poi in un appuntamento successivo su come sia possibile sviluppare il proprio portamento ritmico nello sviluppo delle frasi musicali. In questo appuntamento invece cercheremo di andare un po' più a fondo all'aspetto armonico, quindi quello riguardante l'analisi della progressione di accordi sulla quale stiamo andando ad improvvisare. Ci concentreremo quasi esclusivamente sull'aspetto pratico, quindi daremo per scontata la conoscenza di scale maggiori, minori, pentatoniche, accordi maggiori, accordi minori, nonché un minimo di conoscenza dell'armonia funzionale e quindi di quale ruolo e funzione svolga un accordo all'interno della propria tonalità di appartenenza. Qualora tu abbia dei dubbi relativamente a questi argomenti, ti invito come sempre a dare uno sguardo al mio libro di teoria per chitarristi, trovi il link giù in descrizione. Oggi vorrei analizzare insieme un aspetto apparentemente banale relativo all'analisi armonica della progressione di accordi sulla quale andremo ad improvvisare. Abbiamo imparato che però spesso le cose più banali sono quelle che più frequentemente vengono sottovalutate. E quindi vorrei introdurre il concetto di accordo target. Io non ho idea se questo concetto sia un concetto solo mio o possiamo ritenerlo universalmente riconosciuto, ma poco importa, l'importante è che ci capiamo. Infatti, quando noi abbiamo a che fare con una progressione di accordi, immaginiamo una progressione di accordi abbastanza semplice e tonale, quindi in cui tutti gli accordi facciano parte della stessa tonalità, quello che facciamo di solito all'inizio delle nostre pratiche di improvvisazione è quello di cercare di individuare la tonalità corretta che includa tutti questi accordi e che quindi mi permetta di suonare la stessa struttura scalare su tutti gli accordi, adattandola di volta in volta ad ogni singolo accordo. Spesso però ci accontentiamo solo di questo. Trovata la scala giusta, ci lanciamo nell'improvvisazione e come va? Va. Quante volte vi sarete sentiti dire ma per improvvisare alla fine quello che conta è avere orecchio musicale, oppure quello che conta è essere creativi, oppure quello che conta è essere ispirati. Chiaramente queste sono tutte affermazioni vere. Per improvvisare bisogna avere orecchio musicale e bisogna svilupparlo. L'orecchio musicale si può sviluppare con l'esercizio. Bisogna essere creativi, certamente bisogna essere creativi. Anche la creatività può essere sviluppata, può essere alimentata. Bisogna essere ispirati, certamente bisogna essere ispirati. Tutti questi aspetti però si sviluppano e si alimentano anche attraverso l'analisi dei concetti armonici e melodici che stanno dietro alla pratica musicale, non soltanto aspettando di alzarsi dal lato giusto del letto. Ecco che quindi per aggiungere un piccolo tassello che possa aiutarci ad avere un fraseggio musicale un po' più evoluto rispetto a quello che potrebbe essere il nostro modo di esprimersi più spontaneo, può essere quello di capire all'interno della progressione qual è il peso di ogni singolo accordo e quindi trattarlo di conseguenza. Ora, per capire quello di cui vorrei parlarvi, facciamo un esempio pratico, che come sempre è il modo migliore per capire le cose. Prendiamo un giro di accordi molto semplice ed efficace. La più semplice ed efficace che mi venga in mente è sicuramente la progressione 1, 2, 5, ovvero primo grado, secondo grado e quinto grado di una scala maggiore. Questa progressione, soprattutto se vista nell'ordine 2, 5, 1, viene detta cadenza composta ed esemplifica perfettamente tutte le possibili funzioni che è possibile trovare all'interno di una tonalità. Infatti il primo grado, come immagino molti di voi sappiano, ovvero la tonica della tonalità, svolge un ruolo centrale, fa da perno centrale della nostra tonalità e quindi in questo caso della nostra progressione armonica. Il secondo grado invece genera una sensazione di spostamento da questa situazione di stabilità che ci viene trasmesso dal primo grado e il quinto grado invece genera proprio una sensazione di tensione che richiama fortemente la risoluzione verso il primo grado. Quindi se noi suoniamo primo grado, sentiamo una sensazione di stabilità, poi suoniamo il secondo, ci spostiamo, suoniamo il quinto, sentiamo voglia di tornare al primo, torniamo al primo. Queste sono le tre funzioni che vengono riconosciute all'interno della tonalità maggiore e abbiamo un rappresentante per ogni funzione. Prendiamo quindi questa progressione di accordi e facciamola in Do per semplicità. In Do sarà quindi Do maggiore settima, Re minore settima, Sol 7. Adesso io registro questa progressione di accordi. Per cominciare però la registrerò in maniera tale che il Do, oltre a essere l'accordo centrale,
abbia una durata maggiore rispetto agli altri. Quindi farò, per esempio, un Do maggiore che abbia una durata di 2 battute in 4 quarti e poi un Re minore settima e un Sol 7 che abbiano invece una durata di mezza battuta in 4 quarti. Proviamo quindi a registrare. Ok, registrato il nostro accompagnamento, proviamo a improvvisare qualcosa. Quello che spero di riuscire a farvi sentire è che, data la centralità dal punto di vista funzionale del Do e data la sua maggiore durata, inevitabilmente le mie frasi musicali tenderanno molto più frequentemente a concludersi, a trovare una situazione di stallo e di riposo proprio sul Do. Mentre sugli altri due accordi, che già di per sé restituiscono una situazione di maggiore instabilità, tenderò ad avere un fraseggio meno stabile e più evolutivo verso poi il ritorno sul primo accordo. Suoniamo, che è più facile suonare che descrivere queste cose. Proviamo! Bene, quindi spero si riuscisse ad avvertire che le frasi musicali che cercavo di sviluppare in qualche modo cercavano di seguire lo sviluppo stesso della progressione armonica. E quindi mi prendevo dei momenti di maggiore stabilità sul Do e invece sul Re minore 7 e sul Sol 7, che non erano considerabili accordi target perché non lo sono da un punto di vista funzionale e non avevano una durata sufficiente da permettermi di esprimere qualcosa di compiuto con facilità, cercavo di avere un fraseggio invece più dinamico, che non risolvesse particolarmente ma che spingesse a risolvere anch'esso sul Do. Quindi in questo caso potremmo dire che in questa piccola successione di accordi il nostro accordo target è e sarà Do maggiore settima, e quindi le nostre frasi musicali, sia da un punto di vista melodico e da un punto di vista ritmico, possiamo pensarle e svilupparle in quella direzione. Questa cosa, oltre a evitarci di perderci all'interno della progressione di accordi ma essere sempre ben consapevoli di dove siamo, di cosa stiamo suonando, dovrebbe creare anche un legame più stretto fra il fraseggio che stiamo facendo e la progressione degli accordi. Il nostro stesso fraseggio dovrebbe diventare un po' più descrittivo anche degli accordi stessi. Facciamo adesso invece un altro esempio. Prendiamo esattamente lo stesso giro di accordi e sviluppiamolo però in maniera diversa. Facciamo in modo che ogni accordo duri 2 battute. Proviamo a registrarlo. Ok, adesso già sentendo solo la progressione degli accordi si avverte che la situazione è cambiata, cioè gli accordi sono gli stessi, la scala che utilizzerò su questi accordi sarà la stessa, ma il modo in cui vorrò sviluppare le mie frasi dovrà cambiare per forza di cose, perché pur essendo il primo grado la tonica della tonalità e quindi pur avendo una certa centralità dal punto di vista funzionale, il fatto che adesso tutti gli accordi abbiano la stessa durata farà sì che in un certo qual modo percepiremo tutti e tre gli accordi come accordi target, su cui quindi sviluppare delle frasi che possano arrivare a compimento. Proviamo. Mi auguro che si sia sentita la differenza rispetto alla precedente improvvisazione. Il fatto che adesso Re minore 7 e Sol 7 avessero un maggiore respiro, una maggiore durata, mi permetteva di avere tempo e modo di sviluppare delle frasi di senso compiuto anche su di loro. E quindi, pur non essendo degli accordi centrali da un punto di vista funzionale e tonale, sono diventati, dal mio punto di vista, degli accordi target, cioè degli accordi su cui vale la pena chiudere delle frasi musicali, trovare dei momenti di riposo e di stabilità. Quindi
come vedete, pur ragionando su un giro di accordi molto semplice e nemmeno così ricercato, questa successione di accordi è onnipresente in qualsiasi genere musicale, il semplice fatto di aver capito quale scala utilizzare su quella successione di accordi poteva non essere sufficiente a rendere efficace la mia improvvisazione. Indipendentemente dal fatto che io abbia un buon orecchio musicale, che mi senta particolarmente ispirato e che abbia una buona creatività. Se oltre a sapere in che tonalità mi trovo, imparo a seguire la progressione degli accordi e a capire quali accordi hanno un peso e quali ne hanno un altro, sicuramente le mie soluzioni improvvisative non potranno che avere una qualità superiore. Quindi, per concludere, vi invito a magari rispolverare giri di accordi su quali vi divertite spesso ad improvvisare e provare a fare questa analisi. Magari semplicemente ad orecchio ci eravate già arrivati al fatto che determinati accordi richiamassero di più la vostra attenzione a risolvere le frasi musicali. Però il fatto di poterlo fare consapevolmente vi dà chiaramente una marcia in più e sarà molto importante quando poi andrete a trattare progressioni di accordi molto più complesse. Finché si tratta di improvvisare su giri di accordi di 3, 4 accordi, 5 accordi o comunque tutti nella stessa tonalità, l'orecchio può comunque sempre darci una buona mano. Quando la situazione incomincia a diventare più complessa, quindi gli accordi incominciano a diventare tanti e incominciano a mescolarsi situazioni tonali differenti fra di loro, sicuramente comprendere bene l'aspetto armonico diventa essenziale per poter poi fare un'improvvisazione di qualità. Come al solito spero che questa chiacchierata vi sia stata utile, di essere stato chiaro e di non essermi dilungato troppo. Vi invito come sempre a dare uno sguardo ai link che trovate giù in descrizione per approfondire questi e altri argomenti riguardanti la chitarra. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati quando un nuovo video verrà pubblicato. Vi aspetto al prossimo appuntamento con le pillole didattiche.